Ben ritrovati di nuovo su Review in You, il canale YouTube che va a recensire insieme a voi e per voi prodotti tecnologici innovativi riguardanti la sfera domestica, l'abbigliamento. Vi invito quindi ad iscrivervi a questo canale YouTube, come anche ad attivare la campanella delle notifiche, perché prossimamente usciranno nuove video recensioni di prodotti interessanti e innovativi. Se poi vi piace risparmiare ottenendo prodotti estremamente scontati o addirittura gratuiti, vi invito allora ad iscrivervi da subito al canale Telegram Offertoni. Scrivete questa parola su Telegram, troverete anche il maialino come foto profilo, e seguite più avanti anche la community di Facebook Offertoni. Troverete su questo canale, sulla community di Facebook, offerte e cali di prezzo riguardanti prodotti Amazon.it selezionate tramite l'ausilio di grafici e portali, come anche troverete codici sconto che mi vengono forniti dagli stessi venditori, e farò anche dei giveaway. Vi ricordo che il canale Telegram sarà attivo tra poche settimane, come anche la community di Facebook. Il prodotto che vado a recensire quest'oggi è una custodia per hard disk. Io l'ho comprata per questo hard disk della Lasi, Porsche Design da 1 TB, però si può adattare anche ad altri hard disk. La marca è la eGadgets. Andiamo ad aprirlo insieme. Come vedete arriva in questa custodia di plastica, senza pretese. Allora, esteriormente si tratta di una plastica semirigida. All'interno abbiamo la taschettina per mettere i cavetti vari, una cerniera, una chiusura cerniera, e sulla parte destra, come vedete, ci sono vari rettangoli. Questo perché appunto potete posizionare l'hard disk a dipendenza della dimensione dello stesso hard disk, quindi più è grande più si andranno a rimuovere questi rettangolini. Adesso vado a posizionare il mio Porsche Design, l'hard disk, e vediamo come si posiziona all'interno, se è stabile o meno. Sono andato a togliere alla fine 1, 2, 3 rettangolini per posizionare il mio hard disk. Come vedete anche un bel design piatto. Comunque quello che vi dico, un consiglio da amico spassionato, è compratevi sempre un case per hard disk, indipendentemente da quale sia la marca. Io ad esempio per quest'altro hard disk ho questo case, è diverso. Diciamo che questo sembra essere un po' più rigido di questo come case. Però ecco, ho avuto diciamo una brutta esperienza, che mi è caduto un hard disk, ho perso file davvero importanti, e quindi ho provveduto a comprare l'hard disk anche per questo nuovo hard disk della Lasi. Ho tolto quindi questi rettangolini, andiamo a posizionarlo all'interno, vediamo se sta stabile. Beh sì, sta stabile, c'è un po' di gioco qua effettivamente. Però ci sono anche le corde elastiche che lo vanno a trattenere, non dovrebbe quindi cadere. E i cavetti li posizioniamo in questa tasca, 1 e 2, e una volta chiuso ci abbiamo il nostro hard disk che è protetto. Quindi potete posizionare diversi hard disk, sul link che vi lancio in descrizione troverete sicuramente i vari modelli che si possono utilizzare con questo case. Se vi è piaciuta questa recensione lasciatemi un like, fatemelo sapere con un commento, se avete anche domande scrivetemi, e mi raccomando scrivetevi ad Offertoni, il canale Telegram.